Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento di esplorazione della piattaforma di Abscuola. Per chi avesse perso il primo incontro, mi presento, sono Chiara Capone, collaboro con Mondadori Education e Rizzoli Education. Nel precedente webinar avevamo visto come si accede alla piattaforma di Abscuola e come si attivano i testi digitali. In questo incontro invece esploreremo le classi virtuali e gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dall'adozione o meno dei libri di testo. Se volete rivedere questo webinar o il precedente, potete visualizzare i video dagli siti istituzionali di Mondadori Education e di Rizzoli Education. Vi ricordo che al termine di questo webinar non sarà presente una sezione di domande e risposte in diretta, tuttavia nel corso della presentazione potrete compilare il form che trovate lateralmente al video, inserendo le vostre domande e i vostri dubbi e sarete contattati singolarmente in modo che tutti i vostri dubbi abbiano una risposta. Inoltre, alla fine del webinar, nei prossimi giorni, riceverete un certificato di partecipazione e una mail con un link a un form che potrete compilare per indicare tutte le vostre eventuali altre richieste, domande e esprimere il vostro gradimento rispetto a questi webinar. Quindi entriamo nel vivo della presentazione e vediamo che cosa sono le classi virtuali di Abscuola. Quindi, le classi virtuali sono un ambiente di Abscuola all'interno del quale i docenti e gli studenti possono lavorare insieme e sviluppare anche dei materiali multimediali. Soltanto i docenti certificati possono creare delle classi virtuali. Quindi, se non ricordate che cos'è la qualifica del docente o come ci si può autoqualificare, vi rimando alla visione del precedente webinar. In particolare, esistono due tipologie di classi virtuali su Abscuola, la classe privata e la classe pubblica. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Le classi, private sono classi all'interno delle quali possono partecipare soltanto, gli utenti che hanno ricevuto un invito dal docente o che hanno inserito il codice classe ricevuto sempre dal docente che ha creato la classe virtuale. Per quanto riguarda invece le classi pubbliche, non fatevi ingannare dal nome, pubblico non significa che qualsiasi utente possa iscriversi e vedere che cosa succede all'interno della classe virtuale, ma semplicemente pubblico significa che le classi sono inserite all'interno di un elenco suddiviso per scuole. Ogni docente quindi potrà verificare se la classe virtuale che vuole creare è in realtà già stata creata da un collega. E in questo caso può chiedere al collega di parteciparvi. Ovviamente, una volta che i due utenti iniziano a collaborare, i due docenti alla stessa classe virtuale, ognuno comunque avrà la propria privacy, quindi continuerà a lavorare all'interno come se fosse l'unico docente della classe virtuale. Quindi condividere una classe serve più che altro per risparmiare la fatica di dover iscrivere uno a uno nuovamente tutti gli studenti. È un po' come essere a scuola, quindi i docenti condividono la stessa classe fisica a scuola con gli stessi studenti all'interno, ma ognuno fa lezione nelle proprie ore e senza l'intervento di altri colleghi. Quindi all'interno delle classi virtuali pubbliche in realtà il concetto è lo stesso. Vediamo quali sono le funzionalità di una classe virtuale in base alla tipologia di utente che partecipa a questa classe. Il docente ha libero accesso a tutte le funzionalità della classe virtuale, quindi può creare una classe, invitare nuovi utenti in una classe esistente, visualizzare le attività che ha assegnato e ovviamente assegnare delle attività agli altri utenti, attribuire delle votazioni, inserire degli eventi nel calendario della classe e creare dei materiali multimediali come per esempio i lesson plan o i blog. E infine può inserire dei contenuti, quindi dei file, all'interno delle risorse della classe. Anche questo lo vedremo di seguito durante questo webinar. Gli studenti invece possono semplicemente visualizzare la lista delle attività che sono state assegnate loro dal docente e possono creare anche i materiali multimediali in modo da collaborare insieme al docente nel loro sviluppo, quindi lesson plan e i blog, e caricare anche dei file dai loro dispositivi e condividerli con gli altri utenti. Per
Vedremo nel dettaglio in seguito alcune di queste funzionalità. Vediamo prima però insieme come si può creare una classe virtuale. In particolare iniziamo dalla creazione di una classe virtuale privata, vedremo poi con un procedimento analogo come si può creare una classe virtuale pubblica. Dal nostro menu laterale, quello che trovate nella home page in alto a sinistra, potete navigare per sezioni e andare alla sezione classi. Una volta raggiunta la sezione classi, troverete una schermata come quella che vi sto mostrando se non avete mai creato una classe virtuale. Attenzione perché gli utenti che avevano già creato delle classi virtuali su MyStudio troveranno in questa sezione le loro classi congelate dell'anno precedente, proprio come succedeva nella piattaforma di MyStudio. Gli utenti invece che avevano creato delle classi virtuali su Libro più Web non le ritroveranno perché non sono state importate. Il concetto è che comunque per quest'anno scolastico tutti i docenti dovranno aggiungere la nuova classe all'interno di questo ambiente. Quindi clicchiamo su Aggiungi classe e selezioniamo la tipologia di classe che desideriamo creare. In questo caso scegliamo la classe privata, inseriamo il nome della classe e confermiamo la creazione. Una volta che la classe è stata creata, comparirà nella sezione Le mie classi e, come vi sto evidenziando in questo caso, comparirà un codice classe che potrete comunicare ai vostri studenti per farli iscrivere alla classe. Vediamo insieme adesso come si crea la classe virtuale pubblica. Il procedimento è analogo, quindi ripartiamo dalla stessa schermata, la schermata Le mie classi, in cui a sinistra troviamo la classe che abbiamo appena creato. Clicchiamo sul tasto a destra Aggiungi classe, questa volta selezioniamo la tipologia di classe pubblica. Vi comparirà un riquadro di ricerca, un campo di ricerca, all'interno del quale potrete ricercare la scuola indicando il nome e la località. Scegliete dall'elenco dei risultati il nome della vostra scuola e a questo punto potrete trovarvi davanti due situazioni. Nel primo caso, la classe che volete creare in realtà è già stata creata da un vostro collega, quindi potete scegliere di parteciparvi. Ovviamente il collega che ha creato la classe virtuale deve accettare la vostra richiesta e vi ricordo che da questo momento in poi ognuno comunque potrà continuare a utilizzare la propria classe come se fosse l'unico docente. Nel secondo caso, invece, il docente non trova la classe già creata, però può scegliere, di crearla e quindi facilitare poi la vita a un collega, in futuro. Una volta creata la classe pubblica, la troviamo in un riquadro accanto a eventuali classi già creati, come nel nostro caso. Possiamo distinguere le classi pubbliche da quelle private perché le classi private hanno questo simbolo in alto a sinistra dell'occhio barrato. Inoltre, all'interno di ogni riquadro potete visualizzare il numero di alunni e dei docenti iscritti alla classe. Quindi nella nostra classe privata, per esempio, non si sono ancora iscritti, gli alunni ed è presente un docente, cioè quello che ha creato la classe virtuale. Nella classe pubblica, invece, visualizziamo 23 alunni e due docenti che condividono la classe. Nel menu in alto a destra potete visualizzare il menu, appunto, le voci che vi permettono di modificare la classe, duplicarla, eliminarla, invitare degli altri utenti, eventualmente bloccarla o creare un altro codice per la classe virtuale. Abbiamo visto quindi come si possono creare le classi virtuali. Vediamo poi effettivamente che cosa c'è all'interno delle classi virtuali e come possono essere gestite. Quando entrate all'interno della classe virtuale troverete tre sezioni. La sezione attività, dove è presente un riepilogo dell'andamento degli studenti e delle scadenze delle attività che avete assegnato. La sezione partecipanti, che è il vostro registro di classe, vi permette di gestire gli studenti iscritti alle vostre classi virtuali ed eventualmente formare dei gruppi. La sezione risorse, che permette di gestire i file, quindi caricare dei file dai dispositivi e metterli a disposizione degli studenti. Dopo
Due altri elementi, strumenti che possono essere molto utili nella gestione della classe sono le notifiche e il calendario. Trovate questi elementi in alto a destra nelle icone corrispondenti. Per darvi un'idea generale di queste diciamo, sezioni presenti all'interno della classe virtuale, vorrei mostrarvi un tutorial che vedrete poi anche sulla piattaforma di AbbSchola nella sezione Scopri AbbSchola e appunto può esserci utile per iniziare a esplorare questa sezione delle classi virtuali. Per facilitare il lavoro all'interno di una classe virtuale, AbbSchola mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio le risorse e organizzare facilmente i lavori. Gli studenti trovano lo storico delle attività svolte e le valutazioni del docente. Qui possono accedere alla lista delle attività in corso per svolgere i compiti assegnati. Sei un docente? Nell'area Attività è possibile consultare la lista delle attività in corso e di quelle concluse. I docenti possono assegnare un voto alle attività svolte dagli alunni e monitorare l'andamento dei lavori della classe. Nell'area Partecipanti è possibile consultare la lista degli studenti e dei docenti appartenenti alla classe. L'opzione Crea gruppo permette ai docenti di suddividere gli studenti in gruppi di lavoro, rendendo più facile e veloce l'organizzazione delle attività di classe. Nell'area Risorse è possibile caricare contenuti personali come PowerPoint, PDF, video e suddividerli in cartelle. Ogni cartella può rimanere privata o essere condivisa con gli altri membri della classe. Il calendario offre una vista delle proprie attività, permettendo una più facile organizzazione del lavoro. È possibile filtrare le attività scegliendo una o più classi di cui si è membri o uno o più strumenti di Hub Scuola. Notifiche raccoglie tutti gli avvisi sulle attività della classe e permette di accedere direttamente agli eventi in programma, come attività assegnate, lavori di gruppo e risorse condivise. Bene, adesso torniamo a noi, riprendiamo sezione per sezione andando a puntualizzare alcuni aspetti in modo da poter completare questa panoramica sull'utilizzo delle classi virtuali. Cominciamo dalle attività della classe virtuale. Come avete visto dal video, all'interno della sezione attività, lo studente può monitorare il proprio andamento nel corso del tempo rispetto alle attività che ha svolto all'interno della piattaforma di AbbSchola attraverso un grafico. Nella sezione sottostante, invece, può visualizzare le attività che deve ancora svolgere che sono state assegnate dal docente. Il docente, invece, in questa stessa sezione, vedrà l'andamento medio della classe. Quindi il grafico rappresenta punto per punto il voto medio che è stato conseguito dalla classe rispetto a un'attività svolta in un determinato giorno. Invece, nella sezione Attività sottostanti, il docente potrà verificare istante per istante quali e quante attività ha assegnato alla classe virtuale. A quanti studenti ha assegnato effettivamente questa attività, quanti di loro l'hanno completata e quali di loro ha valutato. Potete visualizzare anche i nomi delle persone che hanno, per esempio, completato le attività cliccando sull'icona dei tre personaggi. Andiamo adesso a vedere come si possono, anche nel video l'avete visto, come si possono attribuire i voti e gestire i partecipanti all'interno delle classi virtuali. Quindi andiamo alla sezione partecipanti e troviamo l'insieme dei partecipanti alla nostra classe virtuali elencati come in un vero e proprio registro.
Cliccando sul nome di ogni partecipante, il docente può accedere alla sezione specifica dello studente e assegnare i voti per eventuali attività che ha precedentemente assegnato agli studenti. All'interno di questa sezione, il docente può anche creare un gruppo. Quindi vediamo che cosa sono e che cosa servono effettivamente questi gruppi. Il docente, per assegnare e condividere delle attività mirate, può scegliere di creare dei gruppi all'interno delle classi virtuali di Hubscuola e quindi un sottoinsieme per accomunare degli studenti che hanno delle esigenze comuni di apprendimento oppure che devono svolgere delle attività collaborative. Per quanto riguarda l'utilizzo delle classi virtuali pubbliche, non vi preoccupate perché se due o più docenti collaborano alla stessa classe virtuale, ogni docente comunque vedrà solamente i propri gruppi. Quindi le utenze non vanno a modificare i gruppi degli altri docenti, non c'è possibilità di fare confusione. Inoltre vi ricordo che gli studenti non vedono mai i gruppi classe che il docente va a creare e quindi di certo non li possono nemmeno modificare. Vediamo quindi come si crea un nuovo gruppo. Cliccando sul tasto verde Crea gruppo, avviamo la procedura di creazione. Viene richiesto per ogni gruppo di scegliere un nome e un colore e si possono inserire gli studenti all'interno del gruppo cliccando sull'icona col simbolo più. Invece, se cambiate idea durante la formazione dei gruppi, potete rimuovere gli studenti cliccando sul simbolo meno. Una volta che avete deciso come impostare il vostro gruppo, potete salvarlo e quindi confermarne la creazione. Una volta che avete creato più gruppi all'interno di una stessa classe virtuale, potete filtrare l'elenco degli studenti in base al gruppo a cui appartengono. Questo è facilitato anche dall'assegnazione di un colore per ogni gruppo, in modo che già a prima vista il docente possa riconoscere a quali gruppi appartiene ogni partecipante e gestirli nel modo più efficace possibile. Lateralmente trovate un menu per gestire l'appartenenza ai gruppi o eliminare lo studente dal gruppo. Quindi in qualsiasi momento il docente può modificare, cambiare idea, ricreare nuovi gruppi per nuove attività. Vediamo ora la parte delle risorse della classe virtuale. Quindi andiamo a vedere come è possibile caricare dei file all'interno della piattaforma e condividere le cartelle tra i diversi utenti. Quindi risorse è proprio l'area che vi permette di svolgere questo compito, inserire quindi materiali digitali e organizzarli in cartelle. Tutti i membri della classe possono creare una cartella personale e vi possono caricare file di qualsiasi genere, PDF, PowerPoint, Word, video, audio, insomma quello che volete. L'importante è che le dimensioni di ogni file siano minori di 100 MB e tenete presente che lo spazio totale disponibile all'interno della piattaforma per ogni utente è di 1 GB. Quindi fate attenzione a non superare i limiti relativi a queste dimensioni perché non riuscirete poi a caricare ulteriori materiali. Vediamo come si crea una nuova cartella. Quindi la procedura è sempre simile, dalla sezione risorse clicchiamo su Crea cartella. Verrà richiesto di scegliere un titolo per la cartella, inserire una descrizione relativa all'utilizzo di questi materiali e infine sarà possibile sfogliare i file all'interno del proprio dispositivo e scegliere di caricarli sulla piattaforma. Mano a mano che caricate i file, questi compariranno nell'elenco e saranno caratterizzati da un'icona che vi ricorda la tipologia di materiale che avete caricato. Dal menu laterale, che comparirà anche successivamente quando cercherete di accedere alla cartella, potrete scaricare i file su un altro dispositivo, eventualmente copiare il link per inserirlo all'interno di altri strumenti digitali, aggiungere il materiale a un lesson plan, che vedremo di che cosa si tratta tra poco, o eventualmente eliminarlo se non serve più. Quindi confermate la creazione della cartella
E una volta confermata, nella sezione risorse vi comparirà il riquadro corrispondente. A questo punto, come avevamo visto nel video tutorial, potrete scegliere di condividere la cartella con altri utenti, per esempio solo con i docenti, oppure con tutto il resto della classe virtuale, oppure lasciarla a utilizzo personale, quindi visibile soltanto all'utente che ha creato la cartella. Anche in questo caso, dal menu laterale, potete modificare l'intera cartella, eventualmente copiarla all'interno di un'altra classe virtuale senza dover ricaricare uno a uno tutti i materiali, scaricare direttamente tutti gli allegati su un dispositivo oppure eliminarla nel momento in cui non è più utile. Per concludere, vediamo insieme, rivediamo meglio il calendario e delle attività e le notifiche, che sono due strumenti molto utili per gestire al meglio la classe virtuale e semplificarsi anche un po' la vita. Quindi vediamo, il calendario e le notifiche sono accessibili dalle icone presenti nella banda in alto a destra. Il calendario raggruppa tutte le scadenze di tutte le attività che sono state assegnate dal docente all'interno della classe virtuale. E il docente può filtrare per classi le attività oppure in base alla loro tipologia. Anche in questo caso, grazie alla leggenda basata sui codici colore, l'utente già a prima vista può avere un'idea complessiva della distribuzione delle diverse attività nel corso del mese e delle settimane. Per quanto riguarda infine le notifiche, vi ricordo che le notifiche sono raggruppate in ordine cronologico, quindi giorno per giorno, ed è possibile interagire direttamente con le notifiche, accettando per esempio inviti di adesione alla classe o raggiungendo l'oggetto della notifica, per esempio un nuovo post, cliccando sui bottoni corrispondenti all'interno di ogni notifica. Potete inoltre in qualsiasi momento modificare le impostazioni delle notifiche, cliccando sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra. Arriverete così a un pannello di controllo all'interno del quale potete accendere e spegnere gli interruttori per ricevere le notifiche sia sulla piattaforma sia eventualmente via mail. Con questo abbiamo concluso la parte relativa alle classi virtuali, quindi abbiamo visto come si possono creare e come si possono utilizzare all'interno della classe. Adesso andiamo a vedere quali sono gli strumenti che la piattaforma di HubScuola mette a disposizione di docenti e studenti per avviare delle attività di didattica collaborativa utilizzando appunto il digitale. Vediamo come si arriva all'utilizzo di questi strumenti. Dal menu principale andiamo alla sezione strumenti e troviamo un elenco in cui possiamo visualizzare i Fai da te. Fai da te è una piattaforma di autoproduzione di infografiche, quindi docenti e studenti possono collaborare per creare delle gallerie di immagini, delle flashcard piuttosto che delle mappe concettuali. Il blog è un vero e proprio blog che possono costruire docenti e studenti collaborando e quindi avviando discussioni e condividendo post. L'EPUB Maker, che è un vero e proprio libro digitale autoprodotto, quindi avete la possibilità di creare un vostro libro digitale arricchendolo di attività interattive ed eventualmente di materiali multimediali. E i Lesson Plan. I Lesson Plan sono delle altre presentazioni e lezioni digitali, possono essere create da docenti e studenti anche all'interno delle classi virtuali e anche in questo caso arricchite di materiali multimediali. Infine, le verifiche, subito sopra gli strumenti nel menu principale, sono, o anche dette digitest, sono verifiche interattive autocorrettive che possono essere utilizzate dai docenti e assegnate agli studenti online e inserite eventualmente anche all'interno di EPUB Maker piuttosto che di Lesson Plan. Oggi vedremo nello specifico i Lesson Plan, i blog e le verifiche interattive.
Vi ricordo che questi strumenti sono accessibili anche dalla sezione Crea, presente nella vostra home page, appunto nella sezione verde che si trova scorrendo la home page. Passiamo quindi alla descrizione dei lesson plan. Che cosa sono i lesson plan? Sono degli è lo strumento di Upscuola che viene utilizzato per creare delle vere e proprie lezioni interattive con contenuti multimediali. Quindi, nello specifico, in ogni lesson plan si possono inserire delle slide di testo, dei link o dei file di vario tipo, come vi dicevo prima. Basta che le dimensioni non superino i 100 MB per ogni file. Delle verifiche anche create con Digitest, cioè le verifiche interattive autocorrettive che vedremo a termine della presentazione. Un percorso creato con Mosaico. E inoltre, questo non è ancora ufficialmente disponibile, è in fase di realizzazione, comunque potrete inserire anche delle risorse in futuro, delle risorse digitali presenti nell'HubKit. L'HubKit è il contenitore di tutti i materiali multimediali presenti all'interno di un libro digitale. Quindi in questo caso l'utente, a differenza di tutte le altre attività, dovrà aver, se vuole inserire l'HubKit all'interno di un lesson plan, dovrà aver attivato ovviamente il testo digitale corrispondente. Vediamo invece adesso in generale, quindi vale per tutti questo tipo di presentazione, come si può creare un lesson plan. Dalla sezione lesson plan, clicchiamo su Crea. Inseriamo un'immagine di copertina che ci permetterà di identificare in seguito immediatamente il nostro lesson plan. Inseriamo un titolo e una descrizione e clicchiamo per passare al passaggio successivo. A questo punto, quindi, abbiamo creato il nostro contenitore e dobbiamo inserire gli elementi della nostra lesson plan. Come vi dicevo prima, questi elementi possono essere link, dei file oppure delle slide di testo. Non vi preoccupate dell'ordine con il quale inserirete queste varie tipologie di elementi, perché in qualsiasi momento potrete poi cambiare l'ordine di disposizione all'interno del lesson plan. Una volta completata la creazione del lesson plan, la vostra copertina comparirà nella sezione che precedentemente era vuota, nel nostro caso, oppure nel caso in cui siano già stati creati dei lesson plan, si andrà ad aggiungere ad essi. E il docente a questo punto potrà condividere o assegnare il lesson plan alla classe. In questo caso gli alunni riceveranno una notifica e potranno visualizzarlo, eventualmente studiarlo, utilizzarlo per approfondire un argomento. Oppure il docente può assegnare agli studenti il lesson plan da svolgere. In questo caso, quindi, il docente potrà valutare il lavoro di ogni studente rispetto all'argomento assegnato e potrà corredare anche questo lesson plan con delle attività interattive, come per esempio le verifiche, autocorrettive interattive. Passiamo adesso, all'esplorazione del blog. Che cosa sono i blog? È l'area di Upscuola che permette di pubblicare un vero e proprio blog da popolare con post arricchiti di testi, immagini e allegati multimediali. All'interno di un blog gli utenti possono lavorare sia in modo indipendente, quindi creando dei blog ad uso personale, oppure in modo collaborativo, condividendo la stesura del blog con altri utenti. Vi ricordo che chi crea il blog, quindi il docente che crea il blog, è anche il moderatore. Quindi, se eventualmente può anche scegliere di eliminare dei post indesiderati e appunto organizzare l'attività all'interno del blog. Vediamo come si crea. Quindi, partiamo sempre dalla nostra sezione principale blog, che in questo momento è vuoto perché non sono ancora stati creati. Clicchiamo su Crea Blog. Ci viene richiesto di inserire un titolo e una breve descrizione. E anche in questo caso, quindi, abbiamo creato il contenitore principale che dobbiamo poi popolare con i diversi post. Quindi, per scrivere un post è necessario caricare un'immagine di copertina
in modo da riconoscere anche in questo caso in modo immediato il post, inserire un titolo e ovviamente un testo. Il testo può essere poi formattato con gli strumenti che mette a disposizione la piattaforma per essere personalizzato in base alle esigenze. Inoltre potete scegliere di allegare uno o più post o più file al vostro post sfogliando le cartelle del vostro dispositivo. Una volta creato il blog, potrete accedere a tutti i diversi post semplicemente cliccando sul riquadro che comparirà nella sezione blog. E quindi in questo caso, per esempio, la classe ha fatto una gita a Berlino e ha popolato questo post, questo blog, con dei post sulla politica, sulle varie esperienze effettuate durante la visita. Quindi il blog è uno strumento molto utile per avviare delle attività collaborative e allo stesso tempo anche è molto vicino come tipologia di strumento anche alla vita quotidiana e di tutti i nuovi studenti. Quindi di sicuro si divertiranno. I blog possono essere di diverse tipologie. Il blog privato è visibile soltanto al proprietario del blog. Il blog condiviso è visibile o modificabile da tutti gli utenti che vi collaborano e quindi il primo è rappresentato dal solito occhio barrato, il blog condiviso è rappresentato dall'icona dei personaggi e infine abbiamo il blog congelato, quindi rappresentato dal fiocco di neve, è un blog che è ancora visibile a tutti gli utenti che vi avevano collaborato, ma non può essere più modificato. In ogni caso, il blog può essere decongelato anche successivamente. Per concludere questa presentazione, iniziamo a parlare delle verifiche interattive autocorrettive, Digitest. Queste verifiche possono essere eseguite online e il loro svolgimento può essere monitorato da parte del docente tra le attività di HubScuola. Quindi se vi ricordate, nella sezione attività il docente poteva vedere a chi aveva assegnato le attività, chi le aveva già svolte e valutarle. Quindi anche questa attività appunto può essere utilizzata all'interno delle classi virtuali. Vediamo come si crea una verifica interattiva autocorrettiva. Sempre dal nostro menu, in alto a sinistra, accediamo alla sezione verifiche e accederemo quindi a questa schermata che sarà familiare a chi aveva già utilizzato precedentemente la piattaforma di MyStudio. Quindi dal pannello di controllo possiamo creare una nuova verifica da zero cliccando sul bottone corrispondente. A questo punto potrete inserire un titolo della verifica, una descrizione, scegliere il livello di scuola relativo a, diciamo, all'assegnazione della verifica e la materia corrispondente e cliccate su Salva. Soltanto dopo aver cliccato su Salva potrete passare allo step successivo, cioè si attiverà la sezione degli esercizi e avete a disposizione ben 13 tipologie diverse di esercizi interattivi da poter creare. Ogni esercizio ovviamente richiederà una particolare procedura che dovrete seguire passo passo. Una volta completata la creazione delle vostre batterie di esercizi, potrete assegnare la verifica agli studenti oppure, come vi dicevo prima, inserirla all'interno di un lesson plan. Infine, potete anche condividere la verifica che avete creato con altri docenti. Vi basterà inserire l'indirizzo email del docente con cui volete condividere la verifica nel campo che vi sto mostrando. Con questo ho concluso la parte relativa agli strumenti e vi ricordo che tutti gli strumenti che vi ho mostrato oggi e anche l'utilizzo delle classi virtuali può essere effettuato da qualsiasi docente senza alcun vincolo rispetto all'adozione dei libri di testo. Quindi iscrivetevi alla piattaforma, esplorate il nostro mondo digitale e divertitevi. Quindi detto questo, vi ricordo appunto che potrete rivedere i video all'interno dei siti
di Mondadori Education e di Rizzoli Education, che vi arriverà quindi via mail il certificato di partecipazione ai webinar e un form per eventualmente inserire le vostre domande, i vostri dubbi che non siete riusciti a comunicarci fino ad adesso. Detto questo, ho concluso la mia presentazione, vi saluto e vi auguro una buona serata.